Carissime web spettatrici, carissimi web spettatori, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte e benvenuti e benvenute a questo Mi Scappa la diretta di oggi. Oggi è domenica 27 gennaio del 2013, vi sto parlando in diretta da Rimini, questo qui è l'hotel dove abbiamo dormito stanotte. Alcuni di noi hanno dormito stanotte, perché invece Walter, che vedete qui già ready to go, ready to fight, ha dormito qui in camper. Questo qua. Posso far vedere il sistema del letto? Com'è? Allora, vedete, in questo momento il letto qui è chiuso, ma basta sganciare qui e si tira, ecco qua, e viene giù un letto fantastico, molto comodo anche. Vero, è comodo? Comodissimo. Ottimo. Un po' freddo, però. Un po' freddo. Guerriglia. Esatto. Adesso entriamo. Vediamo se riusciamo a metterla a posto con una sola mano, ma sì. Ecco qua, fatto. Quindi questo è il letto di Walter. Questo qua invece è il letto, la stanza di Beppe che vi ho già fatto vedere. Ecco, questa qui è la borsa che ha contenuto il bucato di tutti e quattro, perché quando abbiamo fatto la tappa a Latina abbiamo riempito questo valigione di Beppe con tutti i panni sporchi di tutti e quattro: Beppe, Walter, Pietro e io. Abbiamo dato questa valigiona piena di roba sporca agli amici attivisti di Latina, i quali l'indomani mattina ce l'hanno restituita con tutta la roba pulita, lavata e pulita, perché uno di loro ha proprio una lavanderia e quindi sono stati gentili, disponibili e generosi, come capita molto spesso all'interno del Movimento 5 Stelle. E quindi abbiamo ricevuto questa borsa. Ecco, non abbiamo ancora avuto il tempo, sono passati 3-4 giorni, di smistare la roba, finalmente l'abbiamo fatto oggi. Ecco, questo qui è il bucato di Pietro, perché Beppe si è già preso la sua roba, Walter si è preso la sua, io mi sono preso la mia poco fa, l'ho messa dentro la mia valigia, e questa qui è tutta la roba di Pietro. Ecco, che ancora non è sceso, e quindi quando scenderà la prende, metterà questa roba e la metterà dentro la sua valigia. Ecco qua, per il momento la richiudiamo. Ecco qua. E niente, quindi che ore sono? È 1:30, fra poco andremo a mangiare qualcosa tutti insieme e poi verso le 2:30-3 partiremo per andare a Pesaro, che è la nostra prossima tappa. Ecco qui. Salvo. Siamo in diretta, eh? Saluta. Sì, ciao. Cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire? Tutti. Non usare parolacce? No, il giornale, due o tre giornali per leggere un po' le notizie di ieri. Il Fatto Quotidiano ha parlato del problema di Ingroia. In Sicilia sai che non si può. Sì. Vediamo. Poi c'è un indagato in Friuli. Pure. Della lista Ferrero lì con. Ah. Adesso volevo leggere un po' qualcosa. Va bene, e poi se ho capito bene ci vediamo per il pranzo più tardi, no? Sì, andiamo fra poco. Adesso pensavamo di andare a mangiare una piadina al volo qui in spiaggia, poi alle 3 partiamo. Bene, bene. Tu bene. Sei dei nostri. Certo, ovvio. Che devo fare? Perché ho alternative? No, assolutamente. Quindi. Oh, guarda chi c'è Silvia. Vuoi fare un salutino nel Mi Scappa la diretta di oggi? Ciao, Salpuccio mio, buongiorno. Bene. Va bene, dai. Va bene, allora chiudi la diretta, andiamo. Ok, d'accordo, d'accordo. Walter, vieni anche tu? Bene, bene, bene. Allora, quindi, come avete sentito, fra poco. Oh, guardate, voglio inquadrare questa roba qui, guardate che carina. Adamo, vero? Ce l'ha portato questo presente qui da. I ragazzi di Cesena. Ecco, vedete, c'è una tazza con il simbolo del Movimento 5 Stelle, una maglietta. È un pupazzetto portachiave, vedete che carina? Ecco qua, ce n'ha portato uno ciascuno. A proposito, la mia qual è? Boh, poi la prenderò. Bene, 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 bene. Quindi siamo pronti, ready to fight, come dice il grande Walter. Ready to fight, madre. Salvo, dove sei? E Salvo, in questo momento sono sul camper a Rimini, fra poco andiamo a mangiare una piadina e poi verso le 2:30-3 partiremo per andare alla volta di Pesaro, dove c'è la tappa delle 17 di oggi, e poi Ancona, dove ci sarà la tappa delle 21. Bene. Vediamo, c'era qualcuno che mi diceva dov'era, ecco, no,
Salvo, ci sei mancato. Salvo, anch'io ho molti panni da lavare, se ve li spedisco mi date una mano sicuramente. Cristiano Marinelli, salvo, ciao, oggi il commento del giorno nel blog di Grillo è il mio, ringrazialo di cuore. Va bene, lo ringrazierò. Quindi Cristiano, cercherò di ricordarmi il tuo, vabbè, anche se mi dimenticherò il tuo nome, dirò che grazie da parte dell'autore del commento del giorno di oggi. Va bene, sarà fatto. I panni vanno lavati in casa, dice Crialf 52. È vero, infatti sono stati lavati in casa, a casa di un attivista. Va bene, ragazzi, allora vi saluto. Ah, ecco, Angelo Tofalo dice ciao Salvo, salutami Walter, un abbraccio da Salerno. E Istituto Cinematografico, Istituto Cinematografico La Fornace dice grande Walter, ottimi i news. Ah, li ha riconosciuti? Eh sì, bene, bene, bene. Salvo, la piada non la puoi mangiare, ci mettono lo strutto. No, non è vero. Ieri Walter mi ha preso una piada con delle verdure senza strutto. Quindi hanno anche le piade per i malati di mente come me. Dottore di Trieste indagato dal 2009 per aver somministrato farmaci scaduti a bambini. Va bene, ragazzi, io vi saluto, ci sentiamo più tardi, magari durante il viaggio verso Pesaro e sicuramente per la diretta da Pesaro delle 17. Per il momento è tutto, da Salvo Mandarà, da Walter Vezzoli, da Rimini è tutto. A presto, a più tardi, ciao a tutti. Attiviamo i collegati. 22.000.